Buongiorno, buonasera, ciao a tutte. Felice di vedervi in questi ultimi momenti, penso di vacanza per alcune, per altre la vacanza non esiste. Io questo concetto di vacanza devo dire che da quando sono in Israele non lo conosco, mi è sconosciuto, ma forse perché tutto l'anno è una vacanza, non so. Potremmo Tutto è dirlo. possibile. Grazie. Comunque, partiamo dal nostro yom yom. E in vero yom yom, ho deciso di fare quello di domani, visto che siamo già verso sera, perché quello di oggi ha meno contenuto. Allora, dice il yom yom di domani. Il Hasid Rav Hendel raccontò, era cosa nota a tutti i Hasidim, che alla prima Yechidut, fiducia l'incontro privato vorrebbe. Cioè noi forse non immaginiamo cosa vuol dire per un chassid un incontro privato vorrebbe, ma chi è passato davanti al Rebbe non in un incontro privato, ma nella fila dei dollari solo per un secondo, non dimentica il fatto di essere stato davanti al Rebbe come se fosse l'unica persona in tutta la sala a ricevere tutta l'attenzione. Per cui immaginiamoci la prima Yechidut di chi magari abitava anche molto lontano e riuscì finalmente a essere ricevuto per la prima volta. E diceva che era cosa nota a tutti i residenti che alla prima Yechidut l'orla, la spessa pelle insensibile quando si fa la circoncisione, la pelle che si toglie e l'orla, quella che copre, veniva rimossa. Chissà che nella Torah spesso si parla dell'orla del cuore, quello che che copre il nostro cuore, per cui il nostro cuore a volte sembra più un cuore di pietra che un cuore palpitante, ma Dio, la Geulah, provvederà a restituirci un cuore come si deve, ma il lavoro per adesso deve già esserci. E dice, in ogni caso, fosse quel che fosse, si veniva immediatamente liberati dall'orla del cuore. Quindi il Rebbe già come primo impatto riusciva a aprire una persona. Non che fossero molte le occasioni in cui il Rebbe fa lavoro per la persona, perché il Rebbe ti fa solo sempre capire che tutto l'aiuto, tutto il sostegno, tutta l'ispirazione ce l'hai, le indicazioni, la strada. Non ci si scusa per il ritardo, si dice solo grazie che ci sei in qualsiasi momento, che fai tanto piacere. Risposta ad Ester. Dicevamo? Che appunto questa cosa del re, perché è soltanto la presenza. No, direbbe, ti fa capire però il lavoro è di ognuno di noi, è nostro, Certo. nessuno lo può fare per noi. Però uno può in teoria dire sì, ho tanto lavoro da fare, però se non sa che cosa deve fare, non ha risolto comunque il problema. Per cui noi siamo qui insieme ogni settimana a cercare di capire insieme cosa dobbiamo, cosa possiamo fare, quali aiuti riceviamo per fare. E chiaramente la parashah ci viene sempre in aiuto, e questa è una parashah eccezionale. Come al solito, come spesso, consiglio di andare a vedere anche delle lezioni precedenti in cui questa volta non mi dilungo, non disperdo, dilungo nella descrizione di tutta la storia dei Bikurim, delle primizie, che è veramente una descrizione emozionante dal primo momento in cui si scopre il primo frutto e come lo si segna e segnala fino a che lo si porta. Ed è una cosa bellissima e piena di significati. Oggi ne toccheremo qualcuno, ma nelle lezioni precedenti lì mi soffermo molto di più. Comunque, parte iniziale, importante di questa parasha è proprio questa mitzvah in cui Dio ci chiede di portare le primizie, quali primizie? Quelle dei frutti della terra di Israele, e di portarle al tempio, di consegnarle al sacerdote. Queste offerte sono dirette a Kadosh Baruch Hu, a Dio, con quale funzione? Funzione di ringraziarlo. E qui cominciano una serie di domande.
Perché prima di tutto uno può chiedersi, ma Dio ha bisogno dei nostri ringraziamenti? Cioè, cosa succede se non gli manca qualcosa, se non ringraziamo ci resta male, si sente ferito perché ci dà tanto e noi non lo ringraziamo? Altra domanda è perché sono proprio le primizie, quello che Dio ha scelto per essere presentato davanti a Lui. Dei frutti semplici, cioè possono esserci tante altre cose che noi possiamo portare come segno di ringraziamento. Quindi evidentemente se ha scelto le primizie c'è qui molto, un grande significato racchiuso. E perché il cerimoniale, questo appunto, se volete sentire le lezioni passate lo vedrete molto meglio, di questa offerta comporta per esempio una dichiarazione a piena voce nel tempio, cioè la persona che porta lì, consegna sta cesta, deve con tutti che stanno lì a guardarlo, il coanime, tutti quanti, deve gridare ad alta voce un testo e questo testo praticamente è quello che... A parte un testo che noi leggiamo nella Seder di Pesach, dove si comincia la storia da Lavan Aramin, dal Yaakov, dal fatto che siamo entrati in Egitto, siamo usciti da Egitto, che Dio ci ha seguito, ci ha salvato da questo, da questo, da quello, che uno arriva a chiedersi perché tutto questo Ambradan per portare un frutto che praticamente lo scopo cos'è? Dire grazie a Shem che hai fatto piovere al momento giusto e che finalmente abbiamo potuto raccogliere questi frutti e ti ringraziamo, cioè la logica direbbe questo. Invece Hashem si aspetta che noi cominciamo da e torniamo indietro e la facciamo molto lunga. Per cui perché? Oltretutto perché? Per portare questi frutti, come andrete a sentire altre lezioni, vedete che il viaggio così particolare, nella quale la gioia è espressa ogni passo, in ogni particolare della preparazione, pieno di gente che si associa, tutti quelli che portano le loro offerte, ballando, cantando, deve essere veramente un'immagine eccezionale questa. Ora, qui abbiamo una serie di domande e per capire, ci interessa sapere per esempio qual è lo scopo, perché Hashem ci ha dato questo compito e noi in genere non cerchiamo di spiegare Hashem, ma quando Hashem si spiega da solo, allora sì, possiamo spiegarlo. E in questa parasha lo dice molto chiaramente, ti rallegrerai per tutto il bene che l'Eterno, il tuo Signore, ti ha dato. Punto. Cioè, cosa vuole di, da noi, a Kadosh Baruch Hu, cosa vuole Dio? Vuole la nostra gioia. Il nostro titolo della lezione era La gioia non è un optional, cioè Dio ce la comanda. Quando la vediamo in questo modo, è chiaro che dobbiamo affrontare tutto il tema della gioia da una prospettiva diversa. Ora, quando è che la vera gioia inonda il nostro cuore? Quando... Veniamo a spiegare qui perché portiamo i frutti per ringraziare Dio. In effetti, quando noi sentiamo una profonda, struggente riconoscenza per il bene che abbiamo ricevuto, qui il cuore si riempie di commozione e di gioia. Cioè, penso che ognuno di noi possa aver provato qualcosa di simile. Ma a questa gioia che deriva dal punto giusto, non si arriva automaticamente, bensì è necessario un lavoro. Noi dobbiamo ringraziare Dio, oltretutto, anche secondo con il secondo significato del termine ebraico odaya. Odaya è sia ringraziare, sia riconoscere. Io riconosco che questo è vero, io riconosco un qualcosa. Quindi è il riconoscimento. Si parla qui di un riconoscere. Di aver ricevuto che va al di là della semplice constatazione mentale. Ah sì, faccio la lista, in effetti devo dire grazie perché mi rendo conto che ho ricevuto questo, questo e questo e questo. Non stiamo parlando qui di questo tipo di riconoscimento, anche se è necessario anche questo, ovviamente, ma il vero riconoscimento è quello che coinvolge anche il cuore, il sentimento. Si dice che se fossimo in grado di ricordare quando eravamo dei neonati,
Quando quindi e non come semplice fatto accaduto, ma ricordare con il cuore, con i sentimenti, tutto quello che abbiamo ricevuto dai nostri genitori quando eravamo proprio neonati, quando dipendevamo completamente da loro, ma non potevamo neanche girarci da una parte all'altra nella culla, tutto da loro. E per ogni nostra necessità vitale, emozionale, quando senza di loro non eravamo in grado di fare nulla, è detto che ne saremmo talmente sopraffatti da non poterci più separare da loro, essendo come dei prigionieri della riconoscenza che avremo nei loro confronti. Non siamo in grado di costruire una nostra vita indipendente. Questa è una spiegazione del perché tante cose noi ricordiamo dall'infanzia, ma voglio sfidare qualcuno a ricordarsi quando aveva qualche mese di vita o anche un anno di vita. Nessuno di noi ricorda niente. Se Proprio per questo, se lo ricordassimo, non nel senso che, perché uno ti può anche mettere un filmino davanti e farti vedere, ma è un diverso il ricordare con la memoria, con la mente, e ricordare come sensazione vissuta con tutte le emozioni. Quindi per arrivare a riconoscere, a ricordare con il cuore, a risvegliare un vero sentimento, dobbiamo fare uno sforzo attivo, è un lavoro. E questo spiega tutti i dettagli che accompagnano l'offerta delle primizie, che ci portano a non limitarci a dire grazie per il frutto che mi hai dato, per la pioggia, ma che grazie, e ci rendiamo conto che grazie alla benedizione di Dio che ha messo nel nostro lavoro noi abbiamo ricevuto questo prodotto. Ma non è solo questo, Dio ci porta, proprio chiedendoci di farlo in quel modo, ci porta a collegare ogni cosa ha la sua origine, al suo inizio. Ci completa un quadro della presenza divina che opera nel mondo dalla sua origine fino a quel risultato lì. Quindi non è soltanto quella cosa. Noi siamo abituati a rapportarci al mondo come quelli che hanno contatto solo con quello che gli viene davanti al naso. Ma collegare quello che hai davanti al naso dal fatto che quello deriva dal fatto che e concatenazione arrivi a origini di cose, questo noi non siamo abituati a farlo. Quando lo facciamo rispetto a tutto quello che riceviamo da Dio, per quindi lo colleghiamo a Dio dall'origine, dall'inizio, dallo scopo, da tutto, ci si presenta un quadro tale per cui ci rendiamo conto che dall'inizio, andremo a spiegare cos'è questo inizio, Dio si occupa di noi. Si occupa di noi con un amore, con un'attenzione che non è possibile restare indifferenti e non essere grati. Per cui non è solo la cosa che ho ricevuto adesso, ma questa cosa qui ce l'ho perché prima di questa c'è stato questo, questo e questo, e tutta la presenza di Dio in tutto l'universo, in tutta dalla creazione e prima della creazione del mondo, e adesso lo vedremo come. Quindi Dio ci porta a collegare ogni cosa al suo inizio, alla sua origine. E se si vuole andare veramente all'origine, si arriverà a scoprire qualcosa di sbalorditivo che spiegherà anche la scelta di Dio proprio delle primizie. Ci siamo chiesti perché proprio le primizie ha scelto i frutti. Ora, per arrivare all'origine, non torneremo adesso solo indietro fino a Lavana Ramin, fino a Jacob Avinu, al fatto che Dio ci ha mandato in Egitto e poi ci ha tolto di lì e ci ha liberato, ci ha fatto diventare un popolo, il Matan Torah, eccetera, eccetera. E neanche torniamo solo fino a Adamo e Havà. Uno dice, beh, l'inizio, lì la creazione del mondo sarà lì sto inizio. No, noi risaliamo molto di più e possiamo arrivare a dire che la prima creazione di Dio fu la creazione che Dio fece nel suo pensiero. Noi sappiamo che Dio, ogni cosa che Dio pensa è come un'azione, e col pensiero, con l'azione ha creato, e come anche l'uomo a paragone non può fare una cosa se prima non l'ha progettata e pensata, così anche la creazione del mondo ha dovuto essere prima pensata e progettata. E la prima cosa che è venuta in mente a Dio, che Dio ha pensato, qual è? Di creare La prima cosa che si è presentata nella mente di Dio, quando ci ha creato. prima di crearci materialmente. Abbiamo detto che prima di creare qualcosa materialmente deve avere il progetto, deve avere l'idea in mente.
Per cui che cosa c'era nella mente di Dio, cosa creato prima? Le anime degli ebrei. Quindi, cosa abbiamo? Sorpresa, sorpresa, che le anime, le nostre anime, sono la primizia, Prima sono il primo pizza. frutto, la prima creazione di Dio. Perché adesso capiamo perché la primizia, e capiamo addirittura che quando noi andiamo a presentare le primizie davanti a Kadosh Barucho e ci rendiamo conto che noi stessi siamo le sue primizie, vuol dire che il nostro posto è davanti a Kadosh Barucho, è l'offerta di noi stessi a Kadosh Barucho perché appartiamo a lui. E cosa siamo per lui? La pupilla, come si suol dire, il padre che ama suo figlio come il figlio unico nato nella vecchiaia, eccetera. Quindi per noi fu creato il mondo. E questa completa unità con Dio, questo infinito amore per noi, è ciò che può risvegliare in noi il vero ringraziamento. Cioè, se noi colleghiamo tutto, a quel punto non è solo il frutto, dico grazie perché hai fatto piovere adesso sul frutto, ma grazie perché esisto, perché hai pensato di crearmi, perché hai creato tutto il mondo per me, comincia a essere una cosa completamente diversa. Quindi il vero riconoscimento è quello che nasce dal cuore insieme al nostro amore per lui e per ogni altro ebreo. Quindi pensiamo questa mitzvah che in termini pratici non è attuabile oggi, come è attuabile invece in termini spirituali assolutamente. Ora, vediamo ancora, adesso che abbiamo toccato il tema anche dell'unità e dell'amore, c'è qualcosa di stupendo a guardare come si esprime la Torah quando dice chi tavò, quando sarà arrivato. Nella terra allora comincerai questo e questo e questo, e come sarai arrivato? Sarete arrivati? No, sarai arrivato. Cosa vuol dire? Cosa ci ricorda? A me personalmente ricorda che Hashem ha deciso che il momento era arrivato di darci la Torah quando noi ci siamo rivolti a Lui come un uomo solo con un cuore solo, uniti come un'unica entità. Quindi anche per darci la terra di Israele, farci entrare. Evidentemente noi avevamo raggiunto allora questa unità e come si è espressa questa unità? Col fatto che probabilmente già nell'ebreo c'è il desiderio di ringraziare, l'ebreo che a quel punto cominciava a vedere realizzate tutte le promesse di Hashem, una terra di latte e miele, i nemici che scappano, le guerre che vengono vinte, tutto quello che è promesso, quindi il desiderio, i frutti ce n'erano già lì. No, non sono stati distrutti quando sono stati scacciati i popoli, abbiamo potuto usufruire di tutto quello che loro avevano preparato, che era Certo. nostro già in partenza. E quindi emotivamente sarebbe stato logico dire vogliamo subito portare un ringraziamento, i frutti ad HaKadosh Baruch Hu, ma no, questo non poteva essere fatto perché se uno finalmente, diciamo che i primi 7 anni non se ne parla per nessuno perché siamo occupati a fare guerra, a conquistare tutta la terra di Israele, la terra dei 7 popoli, perché poi ce ne mancano ancora 3 da aggiungere fra poco, Besrat Hashem. Però finita quella, ci sono tanti che si sono insediati nel loro possedimento. Quindi uno ha la sua proprietà, ha cominciato a raccogliere i suoi frutti, eccetera, perché deve aspettare che ci sia qualcun altro che ancora non è arrivato. La spartizione della terra di Israele è venuta in 7 anni. Perché il poveraccio che già ha ricevuto il primo anno la sua parte non poteva cominciare a ringraziare Dio già per la sua parte, doveva aspettare che anche l'ultimo ebreo ricevesse la sua parte. Assomiglia anche molto a quando si tornava dal pellegrinaggio delle feste, dopo Sukkot, dopo Simchat Torah, e si comincia a pregare per la pioggia in Israele, no, cominci subito per la pioggia, aspetti abbastanza tempo da sapere che anche l'ultimo ebreo che è venuto da più lontano di tutti arrivasse a casa, il suo viaggio fosse tranquillo e non sotto gli acquazzoni. Questo vuol dire l'idea che nessuno può pensare a sé come un singolo staccato da tutto, ma noi ci sentiamo come un'unità che se Tizio e Caio che sta in Australia soffre, io non posso essere tranquilla e contenta. La cosa mi riguarda, tutto mi tocca, l'unità è di tutti noi ed è con la Kadosh Baruch Hu.
Quindi già anche questo è molto bello, il fatto che dice Kitavò, non Kitavò. Ora, il processo che ci porta a riconoscere come tutto ciò che abbiamo, in ogni minimo particolare, senza eccezioni, ci viene da Dio. E per questo lo dobbiamo ringraziare, comporta anche a volte un lavoro interiore non semplice. Perché? Non so quanti, ne abbiamo già parlato in passato, c'è chi dice no, a me la cosa non tocca, a me personalmente tocca. E, a volte ci è difficile dire grazie, c'è difficile ricevere, c'è difficile dire grazie. Perché? Perché quando noi diciamo grazie, dobbiamo riconoscere non tanto davanti all'altra persona, anche davanti all'altra persona, ma soprattutto davanti a noi stessi, una nostra mancanza, una Abbiamo nostra de bisogno degli debolezza, altri. il fatto di aver bisogno degli altri, un certo grado di dipendenza, cosa che ci fa sentire deboli, cosa che il nostro ego non gli piace, lui vuole essere protagonista, artefice di tutto e non pensare che tutto quello che ha lo riceve da qualcun altro e ha bisogno di qualcun altro, nella fattispecie di Akadosh Baruch Hu. Per cui anche arrivare a questa capacità di annullamento di noi stessi davanti a Dio è un fatto non facile, ma quando arriviamo a toccare simili momenti in cui riusciamo a fare un po' di questo annullamento, invece di sentirci deboli, sentiremo rivelarsi in noi la forza divina che è in noi, l'essenza della nostra anima che è completamente unita a Dio e che rappresenta il nostro vero Dio. Per cui abbiamo varie strade di lavoro con chiare le difficoltà e chiaro anche dov'è il lavoro. Ma vediamo di collegare adesso tutto questo con il lavoro del mese di Elul, in cui siamo ancora, qua dobbiamo approfittare il mese di Elul, sappiamo quanto riguarda il nostro rapporto con Akadosh Baruch Hu, il nostro legame con lui che si rende in questo momento così disponibile, presente e si aspetta che noi ce ne accorgiamo e non ci dimentichiamo di lui. E ci mette in condizione di esercitare il merito di poter fare questo movimento di teshuva, di ritorno, che è quello che ci porterà al mese di Tishrei a completare questo processo per arrivare veramente a un'unione completa con Dio. Se magari ce la facciamo bene il nostro lavoro, l'unione sarà tale che sarà già l'unione della redenzione, speriamo che sia subito e dai. Quindi, proprio la vicinanza di Dio è quello che ci può rendere adesso più chiaro e con le cose che andremo a spiegare anche come funziona questo processo della ciuvà che noi dobbiamo intraprendere. Perché ci sono diversi livelli nel lavoro della ciuvà, in corrispondenza a tre livelli del nostro rapporto che ci lega a Dio. Ciuvà sappiamo tutti che la traduzione classica di pentimento non è esaustiva neanche da lontano, perché comunque dentro c'è il fatto di tornare. E quindi non è che andiamo verso Hashem, ma torniamo verso Hashem, sia Hashem in generale, sia la vera parte di noi stessi. Per cui, se dobbiamo tornare a Hashem, vuol dire tornare al legame che ci unisce. Il legame che ci unisce ha però vari livelli, vari gradi. Quando per esempio facciamo il nostro resoconto dell'anno come dei bravi contabili, contiamo quanti peccati, quante buone azioni abbiamo fatto, eccetera, eccetera, cosa ci manca, cosa dobbiamo correggere, siamo nella condizione simile a quella di un servo verso il re comanda, il servo deve obbedire perché c'è un servo deve fare i conti se quante cose non ha fatto, deve aggiustare, deve fare perché ha l'obbligo di, eccetera. E questo è un lavoro senz'altro indispensabile, non si può fare a meno di fare un rendiconto di che punti sono, cosa devo aggiustare, cosa devo migliorare o cosa devo implementare, come si dice. Quando faccio un rendiconto devo vedere anche le cose positive e come posso ancora di più farle crescere, le cose positive, Implementare. incrementare, forse esiste anche Anche implementare. implementare, sì. Ora,
Però in questo tipo di rapporto che assomiglia a quello del servo col re, succede che il re comanda, il servo obbedisce. Questo è, quindi, pur essendo un lavoro indispensabile, ma tocca più la ragione, la mente che il cuore e riguarda più il sintomo che il problema. Se io ho fatto una serie di peccati e vado ad aggiustarli, aggiusto il sintomo, ma non sono lì a toccare l'origine perché sono arrivata a fare quella cosa lì, per cui magari sarò piena di buone intenzioni, ma finché non ho però l'origine, probabilmente ci ricadrò di Ricadrò. nuovo. Questo è esattamente come funziona per le medicine, per il modo di curare, la medicina tradizionale che cura il sintomo, soffocandolo in genere, e tipi di medicina alternativa che vanno a cercare l'origine per evitare che il sintomo si ripresenti, che è un altro approccio completamente. Ora, non è ancora questo quindi un avvicinarsi e tornare a Dio col cuore, più simile al caso in cui, e questa è una, mi è piaciuto questo esempio, mettiamo che il vigile, il poliziotto ti ferma perché hai fatto un'infrazione per strada. A quel punto saremo certamente consapevoli di aver sbagliato, di dover stare attenti in futuro, non commettere più la stessa infrazione, ma non è che sentiremo di certo il bisogno di andare dal poliziotto a dire: "Oh, io come mi dispiace per quello che ho fatto, spero che non ti sia offeso, scusa, non lo faccio più, cioè, spero che tu non ci sia rimasto male." Cioè, a nessuno verrebbe mai in mente Certo. qualcosa del genere. E nemmeno il poliziotto avrebbe in mente che gli interessano le nostre scuse, lui è lì a svolgere il proprio compito, darci la multa, tutto qui. Questo è un po' il bianco e nero, si comanda, si obbedisce, premio castigo, questo è il primo livello dove sì, devi fare, ci va anche lì, devi fare i conti, però è un ragionamento da contabile più che da Certo. coinvolgimento del cuore. Ora, diverso è il nostro legame con Dio che risponde invece a quello di padre e figlio. Diciamo Avinu Malkeinu, è il nostro re, ma anche il nostro padre. E questo è già un rapporto molto più profondo che va al di là della mera obbedienza. Infatti, il padre in genere non è che gli interessa solo che il figlio sia un padre intelligente. Non è che gli interessa solo che il figlio obbedisca, perché se obbedisce per forza, appena si rende indipendente, butta via tutto, chiaramente. Il padre interessa trasmettere effettivamente dei valori, instradarlo in una strada giusta, in una via giusta, che il bambino capisca, che senta, che faccia suo, faccia suo gli stessi valori, che prenda questa strada e in seguito non la perda, che non vada perduto. E il figlio, da canto suo, deve ricordare anche con il cuore tutto quello che riceve dal padre. Ma in questo rapporto i conti sono ancora uno a uno. Il padre non si aspetta che il figlio, crescendo, faccia sempre solo esattamente ogni cosa che gli comanda, appunto, ma più che si incammini sulla strada giusta senza perderla, e si sente che non si dimentichi del padre. Dio chiede: non dimentichi, oh, sono qui. Non dimenticatevi di me. E a noi è chiesto di non dimenticarci di Dio nella nostra vita. Oltretutto, se non c'è una Torah in italiano, forse lo cerco dopo sul telefono, c'era una parte così bella proprio nella parte di oggi che si legge, in cui Dio dice che io vi ho distinto fra tutti i popoli e noi abbiamo distinto Dio solo per noi, cioè c'è questa cosa qui che ricorda veramente un patto d'amore dove è esclusivo fra noi e lui, che è una cosa stupenda. Quindi a noi è chiesto di non dimenticarci di Dio nella nostra vita, nella nostra giornata, nel nostro quotidiano, cosa che invece in genere facciamo. Esiste dopodiché anche un livello di rapporto che è più profondo, interessante, intenso, dell'ebreo che corrisponde a quello fra marito e moglie. Per avvicinarci a capire la profondità di questo rapporto, facciamoci prima una domanda. Com'è possibile che la mente domini sul cuore?
Sembra non c'entrare, poi vediamo perché c'entra. Siamo nel nostro rapporto con Dio, vogliamo fare tshuva per i nostri peccati, tornare a Lui, eccetera. Chiaramente i nostri peccati ci dividono da Lui, ok? Allora cerchiamo di non fare i peccati, però questo è quello che puoi cercare di fare, ma quello che c'è nel cuore, come lo comandi? Si possono fare tutte le cose giuste, ma non per questo il cuore le segue, le sente. Anzi, il cuore può sentire l'opposto. Quindi pensando a Ciuvà, al nostro rapporto con Dio come quello di marito e moglie, ci accontenteremo di fare ciò che gli desidera da noi, anche se non lo sentiamo. Con questo abbiamo finito il nostro lavoro, faccio i conti, questo non lo faccio più, cerco di aggiustare questo, 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 siamo pari, da uno a uno, benissimo, finita lì. Non è questo, e ci è chiaro. E allora, qui, io oggi ho preso da tre lezioni e l'ho fatto un mixer, ma c'è un esempio che è abbastanza sconcertante, ma alla fine abbastanza anche efficace. L'esempio è questo, prendiamo un esempio del tutto ipotetico, che la moglie, che il marito torna a casa della moglie e dice di aver visto una vicina, di essersi amore a prima vista, innamorato pazzamente di una vicina. Dopodiché rassicura la moglie dicendo: guarda che io non le ho mai parlato, non so a che piano abita, non so come si chiama, non so niente. E anzi, in tutti i modi evito di incontrarla, preferisco fare tutte le scale per non rischiare di incontrarla in ascensore, tutto faccio. Dove si vede chiaramente rispetto per la moglie, che ci tiene alla fedeltà, che ci tiene al suo rapporto e tutto. Però, dice la moglie, però ogni volta che per caso me la vedo in qualche modo davanti, il mio cuore va a mille. Come reagirà sta moglie? Infuriata, ma perché infuriata? Cosa ha fatto di male lui? Cioè, non la fissa, non la guarda, non le ha chiesto come si chiama, non ha cercato di andare lì a chiedere lo zucchero per farsi Va al di là di aiutare. lui, diciamo, una cosa che Come? va al di là di lui. Sì, ma essenzialmente nel suo comportamento si comporta Benissimo. benissimo, 100%. Il suo cuore, quando la vede, pum, 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 pum. Allora, quando proviamo a vedere il nostro rapporto con Hashem, in cui noi ci sforziamo di fare le cose giuste, ma il nostro cuore spesso e volentieri fa pum 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 per altre cose, ma non per HaKadosh Baruch Hu, dice qui c'è un vizio di fondo. E bisogna dire che chiaramente Dio non vuole solamente che ci teniamo lontani dai peccati. Dio vuole il nostro amore, vuole il nostro cuore, vuole un amore assoluto, poiché quando un amore è assoluto, non lascia spazio nel Non cuore batte per per altro. qualcos'altro, non puoi al contempo per due cose diverse. Per questo la moglie si infuria, perché evidentemente non batte per lei questo cuore. Ovviamente. Adesso Hashem non è come la moglie, perché Hashem ci ha creato lui con il nostro ego e tutti i pasticci dentro, per cui Certo, ci capisce, però il fatto che ci capisca non vuol dire che non è lì che freme per finalmente avere questo rapporto esclusivo per il quale ci ha creati e avere la corrispondenza del nostro amore assoluto verso di lui. Però questo, per arrivare a questo ci dobbiamo lavorare. Ecco, questo è il problema. Quindi questa è la tshuva alla quale dobbiamo aspirare, per la quale dobbiamo lavorare. Ma per arrivare a un simile livello, il lavoro non è sui sintomi, cioè non è solo sul comportamento, ma sull'origine, sulle condizioni che io stesso ho creato o lasciato che si creassero e che hanno permesso l'insorgere di questi sintomi. Il lavoro quindi è proprio accrescere la mia sensibilità, guardare nella mia vita dove ho lasciato aperto le porte e ho creato le condizioni. Una cosa interessante è che quando a Yom Kippur noi facciamo tutto il nostro confessione, non è che facciamo confessione esattamente sui peccati, ma facciamo una confessione su delle condizioni che
che portano a peccare. Quindi la nostra domanda da farsi è come siamo arrivati a creare quelle condizioni. Un tempo avevo raccontato, se ve la ricordate, la storia di Cappuccetto Rosso. La ricordate? Sì, mi ricordo. Beh, Sì, qualcosa raccontata, sì. qualcuno non l'ha sentita perché magari è l'occasione per Sì, raccontarla di sì, sì, sì. nuovo. Allora, la storia di Cappuccetto Rosso, se la circondasse oggi, bisognerebbe correre ai servizi sociali a togliere la patria potestà, madre potestà, a questa madre incosciente che manda la figlia in mezzo al bosco a trovare la nonna. Quindi, se vogliamo essere più realisti, con tutta probabilità la nonna non abita in mezzo al bosco, abita in un paese che costeggia il bosco, ma la nonna abita sullo stesso, un caseggiato più in là, addirittura non deve neanche attraversare il marciapiede. Quindi, con tutte le raccomandazioni che fa a Cappuccetto Rosso, la manda a portare tutte le cose buone alla nonna, dicendo non salutare nessuno, non fare niente, tutte le cose che una mamma consapevole, responsabile, dice alla figlia: vai dritta, arriva dalla nonna. Solo che la figlia, andando per strada, a un certo punto vede una bellissima farfalla. Come si può resistere a una bellissima farfalla? E cosa c'è di male in una bellissima farfalla, una creatura bella che Dio ha creato? Per cui vogliamo andarla a vedere un po' più da vicino, e la bimba corre dietro la farfalla. Quando poi la farfalla si disperde e la bimba si è avvicinata al bosco, vede un piccolo cerbiatto. Wow! Come puoi resistere al fascino di un piccolo e tenero cerbiatto? Gli corre dietro e di cosa in cosa, ecco che si ritrova col lupo in mezzo al bosco. Quindi non è per caso che noi ci troviamo in una stazione dove pecchiamo, dove facciamo le cose che non sono rispettose della volontà di Hashem, ma abbiamo lasciato, abbiamo creato la condizione che ci ha permesso di deviare. Per cui o torniamo indietro fino a vedere dove ho permesso che la mia attenzione, che la mia vita, che le mie condizioni di consapevolezza, di comportamento abbiano creato questa possibilità, oppure correrò costantemente dietro ai sintomi, cercando di aggiustare i miei peccati, ma questi tornano fuori finché io non avrò operato all'origine. Creato questa, che intendi dire? Creato questo varco al non percepire l'amore nel cuore? Al non percepire cosa ci allontana e cosa non ci permette di. Ah, ok. Sì. Cioè, io trovo delle cose che sembrano parve, che non hanno niente di male. Cosa ci sarà di male se una volta tanto guardo quello, mi leggo questo, faccio quello. Male, poi mi occuperò anche delle mitzvot, eccetera. Quindi io lascio aperto questa cosa senza rendermi conto che questa cosa mi porta a vedere le cose in un certo modo, mi porta a sentire in un Certo, certo modo, certo. e alla fine mi porta a desiderare cose che risvegliano il mio piacere molto di più del piacere sentito per l'amore per Dio, e il mio cuore diventa un posto per tutt'altre cose. Quindi arrivare ognuno nella sua storia a vedere Sì, dove capito. perde un po' la strada e crea la condizione per arrivare poi. Quindi non soltanto guardare i peccati, ma guardare, risalire L'origine proprio. all'origine, cosa ho permesso che si creasse in me per arrivare a questo, come ci sono arrivato. Non so, anche agli altri capita di imbrogliarsi con gli occhiali, a me molto spesso. Ok, allora, perché se mi chiedo come ci sono arrivato, allora potrò anche trovare la strada per tornare. Certo. Ora, per concludere, per tornare al discorso della gioia con la quale abbiamo cominciato, la gioia e la capacità di riconoscere e di ringraziare, senza la quale il nostro servizio divino non può essere completo, perché Dio se l'aspetta da noi. Dio ci dice che dobbiamo ringraziarlo, perché ringraziarlo dal profondo del cuore, perché ci rendiamo conto, è la cosa che ci riempie di gioia. Quindi vediamo rispetto ad essa come possiamo fare tshuva anche per la nostra mancanza di gioia e rimuovere gli ostacoli che la impediscono. Ora sentite un po', è interessante vedere, non so se a voi è capitato, a me è capitato,
Quando parli con persone che sono un po' più lontane, che cerchi di avvicinarle un po' alla Torah, ai precetti, gli parli dell'importanza della preghiera, di osservare lo Shabbat, accendi le candele, in genere c'è disponibilità, ti stanno a ascoltare, non c'è una, come si dice, una caduta, L'impedimento, sì. un'opposizione. Quando poi, quando a dire che noi dobbiamo essere pieni di gioia, ma c'è gente che si arrabbia. Dice, ma cosa mi viene a dire? Con Con tutto tutto quello che quello. succede al mondo, ma è una vergogna venire a parlare in questo modo. Quindi, come dire che è una vergogna obbedire a un comando di Hashem che dice che ci dobbiamo rallegrare per tutto il bene. Quando noi ci vergogniamo e non ci rallegriamo, vuol dire che non è vero che Dio ci dà tutto il bene, anzi ci dà una mazzata una dietro l'altra e stiamo facendo ufficio reclami a cada cosa sul cuco con il nostro parzuf di Tisha B'Av, con la nostra tristezza. Però la prima reazione spesso è: ma scherziamo. Ora, questo mi capita con altri, ma dove questo capita con noi stessi è più interessante arrivare a vedere. Ora, quindi noi arriviamo al punto che studiando un po' di Torah sappiamo cosa dobbiamo fare. Sappiamo anche che ci sono richieste, la gioia, la fede, la bitachon, ci sono richieste a Dio. Ok, teoria lo sappiamo. Il problema inizia quando, al momento di agire, di mettere in pratica questo, noi siamo abituati, adesso ascoltate bene perché è molto attuale questa cosa anche nel mondo esteriore politico, quindi Israele, noi siamo abituati a sottoporre tutto al vaglio della nostra mente, al Mishpat Elyon, alla Corte Suprema, e che sembra dover avere per noi l'ultima parola, completa autonomia di giudizio e di sentenza, per cui la Torah ci dice dobbiamo essere in gioia. Allora, io vado davanti alla Corte Suprema, davanti alla mia mente, e dico, è capitato questo e questo e questo. La Torah mi dice, devo essere gioiosa. Allora, posso essere gioiosa? E la Corte Suprema, la mente dice, ma siamo impazziti. Ma hai detto appena adesso che è successo questo e questo? Ma sei fuori di testa. Scordatelo. Niente gioia. Non si può gioia. Ora, questo ci porta a capire che sottolineare bene tutte, per servire Dio, pur essendo la nostra mente una parte fondamentale, senza la quale non potrei capire, studiare, eccetera, Hashem ci ha dato un sechel per qualcosa, ma io devo poter andare al di là di essa, al di là della logica. Non posso servire Dio come si deve, racchiusa unicamente nella logica umana, non ce n'è. Per cui se tu vuoi costantemente contestare qualsiasi cosa con la logica, non sei sulla strada per arrivare a unirti con Dio, a servire a Dio. Non ci sei. Quindi la mia mente non è la Corte Suprema, non è il, come si chiama, Spatellion? Ok? Dentro di me. La mia logica non ha potere decisionale per me. È la Torah che ha potere decisionale. Nekudah. Punto. La mia mente è condizionata dal mondo esteriore, è completamente limitata, è contaminata dagli impulsi del mio ego. Come faccio a fidarmi solo della mia mente? Ora, più progredisco nella mia crescita, nel mio lavoro, più si espande la mia consapevolezza, più anche la mente comincia ad andare all'unisono con la volontà di Dio e a ragionare secondo Torah. Allora sarà già anche la nostra vita molto più facile, ma per strada, nel percorso verso questo, io non posso dare sempre comunque fiducia completa alla mia mente. No. Quando alla fine devo decidere che cosa, chiedo al Rav, guardo la Torah, studio Chassidut, questa è la mia linea guida. Quindi dobbiamo poter arrivare a ringraziare. A ringraziare Dio per tutto quello che succede, sicura che è la cosa esatta, precisa, quella che doveva essere, anche quando non lo vedo e la mia logica non lo supporta. Ok? Ora, quando non sento questa gioia nel mio cuore,
Oltretutto, quando sono chiusa, cosa succede? Che anche intorno a me le cose succedono senza che mi tocchino. Cioè, così triste. E non dico poveraccio quello, lo dico su di me. Quando i momenti in cui ti senti veramente, come parlavamo l'altra settimana, chiusa, troppo occupata di me stessa, su me stessa, chiusa nel mio mondo, chiusa senza gioia dentro. Le cose mi passano davanti, ma niente veramente mi tocca. Non ricordo cosa la gente mi ha detto. In genere, quando si presentano le persone, io il nome dopo 2 secondi è cancellato, ma è un brutto sintomo. Non è soltanto questione di Alzheimer, è questione che Sì. sono occupata con me stessa, quindi non è un bel sintomo. E poi noi siamo, quindi. Non faccio caso agli altri. Noi siamo sempre portati oltretutto a pensare che se avessimo questo e quello, quando avremo questo e quello, se riusciremo in questo e quello, allora potremo sentire veramente la gioia. Sì, e non è La così. verità è, e questo deve entrare in noi con una consapevolezza che non ci lascia più, che se saremo pieni di gioia, allora avremo questo e quello, allora riusciremo in questo e quello. Questo frase da mettere magnete sul frigo? Sì, questa assolutamente è il Certo. capovolgimento completo dell'ordine delle cose ed è quello che porta al risultato. La nostra capacità di creare realtà parte non solo dal pensare bene, dal parlare bene, ma anche dalla gioia che io fico dentro il mio cuore anche quando tutta la realtà mi porterebbe a sentirmi in un altro mondo. Questa apre tutto, semplicemente apre tutto, ha una forza che noi non ci immaginiamo. Ed ecco perché Dio si aspetta da noi la gioia, perché questo è il canale migliore per continuare a ricevere da Lui tutto il bene, fino al bene più grande, che è la redenzione finale e completa. Amen. Nella Certo, sua la scena. perda sì, perfetto. Spero, c'è qualche domanda di qualcosa che non mi sono spiegata? Microfoni chiusi. No, sei stata molto chiara, almeno io ti ho capita bene. Ok, Solo allora. bisogna lavorarsi adesso come tutte le settimane. Prima ti ascoltiamo, dopo lavoriamo su di noi. Ecco, allora adesso io saluto quelli che sentiranno la registrazione. Alla prossima.